Oggi abbiamo esplorato il parco di Turigeddu a Cagliari. All'interno del parco è presente un'antica necropoli che risale all'età punica, circa a metà del VI secolo a.C. La parola Turigeddu in sardo significa colle dei piccoli buchi ed è la più vasta area funeraria del Mediterraneo. L'uso funerario sparisce nell'Alto Medioevo quando la parte sotterranea viene utilizzata per scopi culturali e abitativi. Il parco di Turigeddu è stato infatti abitato fino alla fine del 1900. Uno degli elementi più interessanti della necropoli cagliaritana è la presenza di tantissime decorazioni, soprattutto pittoriche, che venivano realizzate per abbellire le pareti delle tombe. Queste pitture riproducevano segni come linee, croci di Sant'Andrea, fasce, losanghe, triangoli, ma anche elementi architettonici. Tra le varie tombe si distinguono per la bellezza e ricchezza la tomba dell'Ureo e la tomba del Cid. Nella tomba dell'Ureo, che era il nome del serpente sacro per gli egizi, troviamo delle decorazioni con palmette, fiori di lotto, intrecciati e un serpente con le ali. Nella tomba di Cid troviamo il disegno di una figura maschile, che probabilmente raffigura lo stesso Cid Adir, una sorta di divinità combattente nel mondo punico. La necropoli ha pure un grande spazio verde in cui ci siamo divertiti a passeggiare e a correre tra la nebbia. Un posto tranquillo per respirare un po' di aria fresca e rilassarsi dal caos della città.